C'è la lingua dei segni, salutiamo le nostre carissime amiche per questo servizio, per favore. La LIS. Grazie davvero a tutti per essere qui e scusate le spalle, facciamo un applauso a Lorenzo Pinna subito. È un incontro che abbiamo inseguito a lungo. Se potessi sceneggiarlo, mi immaginerei in un sottoscala del comune di Scandicci, torturato per una settimana con la goccia cinese, lo usano contro i Falun Gong in Cina. Mi hanno strappato le unghie. Alla fine un uomo vestito di nero mi si è avvicinato e mi ha detto: il sindaco ti chiede di invitare Lorenzo Pin, per favore. È stata così, perché il sindaco ha fortemente voluto questo incontro, perché il lavoro di Lorenzo, e ho degli esempi concreti anche davanti a me, ha cambiato la vita a molte persone. Questo paese ha il diritto ad avere una televisione pubblica di qualità. E quando è accaduto è stato straordinario per la costruzione del nostro immaginario collettivo, per la conoscenza, per l'apprendimento e soprattutto per una cosa che noi qui molto modestamente proviamo a fare da quasi 6 anni, ovvero lavorare su una divulgazione tanto appassionata nel coinvolgere le persone, tanto nemica delle semplificazioni. Sandro Fallani, il sindaco, una parola di saluto la vuole dire, visto che questo incontro l'abbiamo, dicevamo, inseguito a lungo. Buongiorno, buon anno, Raffa mi ha assolutamente tolto le parole di bocca perché è frutto di una sintesi osmotica che per avere Lorenzo Pinna in questi mesi abbiamo condiviso. Buon anno, davvero, sono 5 anni con oggi perché con Alberto Melloni, il diario di Papa Giovanni XXIII, abbiamo aperto la rassegna Il Libro della Vita nel gennaio del 2015 ed era un tentativo un po' folle che ci ha, come stamattina, ancora una volta premiato. Ma 30 secondi e poi l'ascolterò in streaming su Lorenzo Pinna. Ognuno ha i suoi punti di riferimento nella vita. E noi siamo la generazione che è cresciuta con Quark e poi con Super Quark e questo nome, insieme a quello di Piero Angela prima e poi di Alberto Angela dopo, mi ha costantemente accompagnato nella mia vita. Abbiamo inseguito Super Quark, Quark, Angela e Pinna per diversi anni, poi a un certo momento Scandicci ha chiamato Super Quark perché qui c'è la direttrice Antonella Vitiello. La nostra formazione, la moda, questa è una settimana bellissima per Scandicci, daremo 600 posti di lavoro in più con l'arrivo di Yves Saint Laurent al palazzaccio. Super Quark si è interessata a noi, è venuta a fare un approfondimento sull'ITS Moda del MITA ad aprile e io sono corso, non lo conoscevo di persona, appena mi ha detto buongiorno, la mia risposta è stata Lorenzo Pinna, Libro della Vita. Eccolo qua, grazie. Grazie Sindaco, siamo molto contenti anche per la questione che riguarda la scelta del libro, perché infatti lo racconto perché qualcuno me l'ha chiesto, dice: ma di quale libro parla? Perché abbiamo due versioni diverse del programma. In una prima versione inizialmente Lorenzo aveva scelto di parlare di un libro dedicato al socialismo, capitalismo, un libro complesso di Schumpeter, se non ricordo male. Successivamente poi è venuta fuori un'idea che io ho trovato geniale e entusiasmante, ovvero di parlare di questo libro di Harari che è partito da Israele, ha fatto letteralmente il giro del pianeta come straordinario bestseller. Tra l'altro trovate lì non solo i libri di Lorenzo Pinna e la trilogia di Harari, ma anche questa intelligente e dettagliatissima bibliografia che la biblioteca di Scandicci costruisce intorno a questi incontri. Prendetela, è gratuita, è molto molto utile. Per cui Sapiens, da animali a dei, breve storia dell'umanità di Yuval Harari. Lorenzo Pinna, grazie davvero. Grazie. Allora, grazie. Innanzitutto ringrazio il sindaco che mi ha invitato a Scandicci e devo dire che in questo servizio che abbiamo fatto sull'ITS io avevo intervistato anche il sindaco, poi purtroppo abbiamo tagliato l'intervista e io pensavo, perché era troppo lungo il servizio, io ho tentato in tutti i modi di mantenerla, non c'è stato verso, dice allora è troppo lungo, bisogna tagliare.
insomma, abbiamo dato l'intervista e io pensavo quindi che l'invito fosse caduto, perché quando si taglia l'intervista subito, invece il sindaco era così, ha mantenuto il suo invito, e quindi eccomi qui a parlare di questo libro. Allora, come diceva il dottor Palumbo prima, io avevo inizialmente il libro della vita perché mi ricordavo che tanti anni fa avevo letto questo libro di Schumpeter, che è Capitalismo, Socialismo e Democrazia, e mi aveva tantissimo colpito. Sono andato a rileggerlo ed è un po' invecchiato, diciamo, un libro un po' invecchiato, perché sono successe tante cose, è scomparsa l'Unione Sovietica, voglio dire, quindi è un libro che io ho letto parecchio, molto prima dell'89, quindi era un libro che non funzionava più, secondo me andrebbe un po' rivisto criticamente. E questo fa capire anche un po' quanto sia difficile il libro della vita, perché la vita cambia, libri che hanno entusiasmato poi non entusiasmano più tanto, e ci sono nuovi libri, e quindi e per cui ho deciso di parlare di questo, che è un libro non tanto della vita, ma è un libro, siccome è un grande libro di divulgazione questo, è un libro, il libro anzi, che avrei voluto scrivere io, e che non ho scritto, e che ha scritto invece questo bravissimo storico israeliano, che è laureato all'Università Israeliana, a Gerusalemme, e poi è laureato anche a Oxford, è un esperto di storia medievale, però è capace di raccontare e di mettere insieme tutte le grandi ricerche che ci sono state dall'origine dell'uomo più antica, proprio la paleoantropologia, fino alla modernità, il capitalismo, il liberalismo, eccetera, eccetera. Quindi lui riesce a costruire un percorso veramente straordinario e a raccontarlo in una maniera veramente travolgente, che prende proprio come un romanzo e che uno non riesce a staccarsi, con delle poi delle sorprese incredibili, sorprese anche per me, che conosco abbastanza bene tutta questa storia. Allora, cominciamo subito. Io vi racconto un po' il libro, quindi vi racconto le cose che mi hanno colpito di più. Questo è il libro, ho messo la copertina in inglese originale e quella italiana. In quella inglese non c'è Da animali a dei, ma insomma, Da animali a dei, questo è Yuval Noah Harari, è molto giovane, credo non abbia nemmeno 40 anni. E poi cominciamo rapidamente. Tutta la storia, la nostra storia, comincia col Big Bang 13,8 miliardi di anni fa, poi 4 miliardi e mezzo di anni fa si forma la Terra. Naturalmente sono delle dimensioni temporali che ci sfuggono completamente, perché le nostre vite sono su una frazione minima, e quindi non riusciamo, secondo me, nemmeno a capire bene cosa significano tutte queste cose. L'origine della vita 3,8 miliardi di anni fa, e questa probabilmente è un'immagine che rende l'idea di quello che erano i primi esseri viventi: erano dei batteri che vivevano in una terra che per noi sarebbe totalmente sconosciuta, cioè che non riuscivamo nemmeno bene a immaginare che come fosse. E poi saltiamo di miliardi di anni, perché non possiamo fare tutta la storia della vita, e arriviamo ai primi antenati. I primi antenati dell'uomo, questo 6 milioni di anni fa, questo è un australopiteco, non è ancora un uomo, e questi animali vivevano in questo ambiente. Questo è l'ambiente, la savana africana, dove si è sviluppata la nostra specie. Questo ambiente ha creato, come dire, delle pressioni su quelle piccole tribù di nostri antenati. L'australopiteco è un nostro lontano antenato, non è ancora proprio della nostra specie, e lì, in un certo senso, si pensa che li abbia costretti a una forte coesione sociale, cioè, siccome erano animali che potevano essere assaliti da grandi predatori e quindi vivevano in un mondo molto pieno di insidie, il fatto di essere un gruppo molto coeso li rafforzava e li rendeva meno vulnerabili. C'è una cosa che mi ha sempre colpito, questa non la racconta Harari, ma insomma è come se l'avesse raccontata: gli scimpanzé, quando un ricercatore indica a questo animale, allo scimpanzé, dov'è una banana, lo scimpanzé va e prende la banana. Gli scimpanzé fra di loro non indicano mai dov'è il cibo ad un altro,
loro simile, cioè non sono in grado di condividere. Poi in certi casi, quando prendono una grossa preda, faccio conto una gazzella, allora magari tollerano che altri mangino insieme a loro la preda, però loro non, ecco, questo è una limitazione della socialità, diciamo, degli scimpanzé, che peraltro sono animali che hanno grandi aspetti sociali, che però poi hanno sempre questa tensione tra la socialità e l'individuo, che quindi prevale poi l'egoismo, diciamo, chiamiamolo così, dell'individuo. Quindi la socialità è la grande pressione che fa ingrandire il cervello, perché per come dire, sviluppare questi rapporti sociali il cervello deve essere molto così, deve acquisire molte informazioni su tutti i membri della tribù, insomma. Quindi si pensa, questa è la storia della nostra specie. Questa è un altro salto, 2,5 milioni di anni fa, questo qui, che sembra sempre un po' scimmiesco, è la primo esponente della nostra, proprio del nostro filone, della nostra genus, diciamo, che arriva poi fino a noi. E che cosa è, cosa ha di grande, di importante? È che, come vedete, lui è in grado di costruire degli attrezzi. Lui sta scheggiando una pietra. Allora dice, ma anche gli scimpanzé costruiscono gli attrezzi, perché pescano le termiti con un bacchettino, infilano magari in un buco di un tronco dove ci sono le formiche o le termiti, e poi le tirano fuori e se le mangiano. Dice, quindi anche loro utilizzano degli attrezzi. Qui però c'è un salto. Questa specie utilizzava gli attrezzi per costruire altri attrezzi, cioè utilizzava una pietra, pescheggiare una pietra e adattarla alla forma che gli serviva. Erano forme per tagliare, poi erano delle pietre che servivano essenzialmente a tagliare. Quindi da questo, cioè dall'attrezzo usato per costruire altri attrezzi, parte la nostra storia. Sottolineo che ci sono anche degli uccelli, dei corvi, dei fringuelli, che usano degli strumenti, cioè non siamo gli unici a usare gli attrezzi, però a usare attrezzi, ecco, questi sono gli attrezzi che costruivano gli Homo habilis. E poi qui abbiamo l'album di famiglia. Da queste prime esemplari della nostra specie si evolvono altri. Qui abbiamo abbiamo di nuovo l'Homo habilis, l'Homo rudolfensis, l'Homo erectus, e l'Homo erectus specialmente esce dall'Africa, perché questo, come abbiamo detto prima, è accaduto nella savana africana e si espande per tutto per tutto il continente, diciamo, asiatico, euroasiatico. Non arrivano né in Australia né in America. Cos'è, diciamo, e questo parte da 2 milioni di anni, e da 2 milioni di anni fa fino a, diciamo, 100.000 anni fa, questa è la storia, un cespuglio di ominidi. Cioè la specie umana non è rappresentata da una sola, un solo tipo, ma è rappresentato da tante specie che sono sparse un po' per tutto il pianeta. Quindi qui queste specie poi non erano, come dire, degli animali, una specie, probabilmente già sapevano parlare, non bene come noi, ma sicuramente avevano un linguaggio, e una delle prove è che scoprono il fuoco e lo dominano, lo controllano, riescono ad accenderlo, non subito, ma prima lo prendono casualmente da qualche incendio naturale e poi riescono anche ad accenderlo. Questo prima che venga la nostra specie, e questo del fuoco è una delle grandi tappe, perché naturalmente apre una porta a cucinare i cibi. Cucinare i cibi vuol dire dover avere, per esempio, una dentatura molto meno sviluppata, perché quando uno doveva mangiare i cibi crudi doveva masticarli molto bene. Mangiare il cibo cotto permette anche, con il tempo e con l'evoluzione, che si accorci l'intestino. E quindi l'intestino, siccome è un grande, come dire, consumatore di energia, accorciare l'intestino libera dell'energia, e si pensa che questa energia, che non veniva più usata per la digestione, poteva andare al cervello per migliorare le prestazioni mentali. Qui abbiamo di nuovo sempre queste
specie che ci hanno preceduto, sono specie umane che parlavano, che avevano un linguaggio, Neanderthal sicuramente parlava. Questo è l'uomo di Denisova, che è stato trovato in Siberia, e sicuramente anche lui aveva una cultura, costruiva degli attrezzi di pietra molto raffinati. Questo è l'uomo di Flores, è una specie nana, una specie umana nana. Questo era alto circa un metro e viveva in un'isola, l'isola di Flores in Indonesia. Questo è l'uomo di Solo, un altro uomo che viveva in Asia, a Giava. E quindi questa è lo scenario che abbiamo fino a circa 100.000, 150.000 anni fa, cioè una serie di specie umane che popolano il pianeta. E in questa situazione le specie sono abbastanza marginali, cioè l'uomo non è, come dire, il padrone del pianeta, non è una delle tante specie che stanno nell'ecosistema terrestre. Forse si stima che fossero circa 1 milione in tutto il pianeta, 1 milione tutte queste specie. Poi succede qualcosa, ancora non si è capito bene cosa, circa 100.000, 70.000 anni fa, e appare la nostra specie. Questa è la specie, e gli altri, quelli dietro, sono le specie precedenti che poi sono rapidamente scomparse. Con l'apparizione della nostra specie succede una cosa molto sorprendente e anche poco simpatica, che tutte le altre specie scompaiono nel giro di 10, 15.000, 20.000 anni. Cioè, quindi che cosa succede, perché scompaiono? Bisogna pensare che queste altre specie hanno convissuto per 2 milioni di anni, poi improvvisamente nel giro di, diciamo, dai 20.000 ai 50.000 anni, diciamo, forse abbastanza, un numero abbastanza grande di anni, ma niente in confronto ai 2 milioni di anni che aveva visto la convivenza di almeno 6 specie umane diverse. Che cosa è successo? Qual è la capacità di questa nuova specie, che poi siamo noi, che ha permesso? Ecco, qui ci sono varie ipotesi. Una è questa di una mutazione cerebrale che rende ancora più efficiente le nostre capacità linguistiche. E qui Harari c'ha la prima, secondo me, il primo modo sorprendente di raccontare quello che è successo. Dice: qual è stata questa mutazione, qual è stato il miglioramento della capacità linguistica? Il miglioramento è stato credere a cose che non esistono. Dice: ma come? Uno crede a una cosa che non esiste e dice, si sbaglia, fa degli errori, è pericoloso. No, la cosa è questa. Allora, le specie precedenti erano benissimo in grado di dire: guarda che c'è un leone, di comunicare, guarda c'è un leone vicino al posto, al fiume dove ci abbeveriamo. Quindi erano capaci di spiegare bene l'ambiente naturale. L'uomo, oltre a questo, la nostra specie, è in grado anche di dire: guarda che c'è lo spirito del leone che è il guardiano e protettore della nostra tribù. Nessuno ha mai visto lo spirito del leone, non c'è nessuna prova che esista, anzi non esiste, eppure la capacità di inventarsi che esiste una entità che ti protegge, che è dalla parte tua, dalla tua tribù, cosa fa? Siccome tutti i membri della tribù ci credono, permette una migliore coesione sociale. Quelli che credono nel leone, nel guardiano della tribù, possono collaborare insieme meglio di quelli che credono soltanto, giustamente, che il leone sia appostato vicino al luogo dell'abbeveraggio. Quindi il credere in cose che non esistono, questo è Harari, questo non vi sto dicendo quello che dice, permette all'uomo e permetterà all'uomo di collaborare molto di più e molto più efficacemente che se fosse molto più, come dire, pratico e vedesse solo le cose che esistono. Questo è un grandissimo salto, tant'è che con l'apparizione dell'Homo sapiens sapiens comincia le pitture rupestri, comincia l'arte, cominciano anche
dei salti nella tecnologia. Prima c'era stata solo una tecnologia della pietra, sempre più raffinata, perché Neanderthal era in grado di produrre degli strumenti di pietra molto raffinati, però l'uomo, sapiens sapiens, noi, inventa l'arco, cioè quindi un'arma che riesce a colpire a distanza, cioè non bisogna, sì, anche una lancia con una pietra in cima si poteva lanciare, ma insomma un arco è molto più efficace e molto più preciso. Inventa l'ago per cucire e quindi inventa il modo di costruirsi con le pelli degli animali inizialmente degli abiti che potevano proteggerlo dai climi più freddi. E questo è lo spirito del leone, e scolpisce e si crea delle entità, e questa è la parte più importante, non la tecnologia, si crea delle entità inesistenti che gli permettono di tenere la coesione della tribù molto più stretta di quella delle altre tribù. E questo è quello che si pensa che abbia determinato poi la scomparsa delle altre, perché l'uomo, cioè la nostra specie, 70.000 anni fa esce dall'Africa e praticamente popola l'intero pianeta. 45.000 anni fa popola l'Australia e quindi inventa anche le imbarcazioni, perché prima non erano state inventate. Quindi questo salto cognitivo è un salto cognitivo che spinge l'uomo dappertutto e non solo elimina le altre specie umane, ma elimina anche quello che viene chiamata la megafauna, cioè i mammut, c'era i megadonti, c'era un sacco di canguri giganti in Australia, c'erano un sacco. Perché? Perché di nuovo la capacità di coordinarsi e di tenere una coesione sociale molto stretta, quindi di collaborare non in 20, 30 o 40, ma forse in 100, 200, 300 persone insieme, permetteva di cacce di come dire, spingere per esempio branchi interi di mammut o di altri animali verso precipizi o verso vicoli ciechi dove poi potevano essere, diciamo, massacrati. E quindi scompare, cioè i grandi canguri, c'era un canguro gigante, c'erano delle specie di uccelli in Australia, scompaiono nel giro di poche migliaia di anni. Lo stesso scenario si ripete in America, quando più tardi, verso i 15-16.000 anni fa, l'uomo passa nel continente americano, anche lì nel giro di poco scompare tutta la megafauna. Quindi qui c'è una riflessione che fa Harari, ma che io condivido pienamente, quando noi diciamo che ci sono stati forse qualche anno fa, adesso non più, che i cacciatori e i raccoglitori erano in equilibrio col pianeta, con la natura, che quindi tutto si svolgeva bene, che non è vero. L'uomo è stato, dalla rivoluzione cognitiva, non prima, Neanderthal, Denisova, solo, Flores, loro erano, darsi che fossero in equilibrio, oppure ci avrebbero messo, noi siamo stati rapidissimi e non siamo mai stati in equilibrio. Quindi anche i cacciatori e i raccoglitori sono stati, dal punto di vista naturale, un vero disastro, quindi ne hanno combinate, tant'è che i mammut li hanno fatti. E qui arriviamo all'altro salto. Ecco, devo dire, questo Harari non lo dice, questo io non so se sia vero, io l'avevo detto in un mio libro, ma non so, però se Harari non lo dice probabilmente non è vero, che una delle cause del passaggio all'agricoltura è una crisi energetica, cioè la distruzione, l'estinzione della megafauna ha reso più povero l'ambiente e adesso l'uomo si deve accontentare di prede più piccole, e naturalmente sono anche più veloci, si fanno, come dire, spingere meno verso il precipizio, verso i vicoli ciechi, e quindi devono, come dire, hanno meno calorie a disposizione, cioè una vera crisi energetica, cioè non hanno più. Allora questo piano piano crea una pressione che li spinge verso l'agricoltura, cioè verso la coltivazione e la domesticazione delle piante. Harari fa, questa è la mia ipotesi, scusate se ho messo quella, Harari invece rovescia addirittura, perché lui fa questa cosa ogni tanto, rovescia la cosa, è che non è che noi abbiamo domesticato le piante, sono le piante che hanno domesticato noi, cioè nel senso che siccome da un punto di vista della vita chi ha successo è quello che si moltiplica più di tutti,
Allora, da questo punto di vista, è il grano che sfruttando l'uomo è riuscito a moltiplicarsi tantissimo. Perché? Perché all'inizio era solo una pianta selvatica in qualche cespuglio, in poche zone del pianeta. Adesso il grano, se andate, non so, in Australia o in America, ci sono chilometri, 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 chilometri quadrati di campi piantati a grano. Quindi Harari dice, in realtà è stato il grano che ci ha utilizzato, quindi siamo stati noi domesticati dal grano. Questo vi dico, come dice Harari, che non è male come interpretazione, perché ristabilisce anche, non siamo noi sempre i soliti che comandiamo tutto, ma a volte dico, possiamo anche essere usati. Adesso questo è il grano, l'orzo, queste sono le prime due specie che sono state domesticate, poi la capra è stato il primo animale e la pecora è stato il secondo animale domesticato. A questo punto cambia completamente il rapporto dell'uomo con la natura, perché quando era cacciatore e raccoglitore, nonostante che poi avesse fatto scomparire la megafauna, ma comunque l'uomo era, come dire, alla pari, insomma, viveva insieme agli altri. Adesso l'uomo controlla la vita degli altri, controlla la vita delle piante e controlla la vita degli animali. Controlla, ma fino a un certo punto, perché può esserci un'epidemia, può esserci quelle che si chiamano le zoonosi, cioè le malattie degli animali, oppure ci possono essere le cavallette che distruggono, ci possono essere siccità, ci possono essere le alluvioni. Quindi da cacciatore e raccoglitore, che in un certo senso era sempre sicuro di trovare da mangiare in un modo o nell'altro perché si spostava, adesso, fermandosi e diventando sedentario, l'uomo si tira addosso un sacco di ansie e in un certo senso, come dice Harari, finisce in una trappola, e questo è probabilmente vero, cioè una trappola, perché uno è vero che controlla e semina e sa, però poi è esposto agli eventi, diciamo, naturali di vario tipo, meteorologici, sanitari, eccetera, eccetera. E l'altro è che la sua dieta peggiora. Cioè l'uomo, passando da cacciatore e raccoglitore a coltivatore, peggiora di molto la sua salute. Peggiora perché ha una dieta meno ricca e quindi si tira dietro un sacco di malattie, di deficienze vitaminiche, alimentari, eccetera. Questo è testimoniato, tra l'altro, al di là di Harari, anche da studi paleoantropologici fatti, si vede dalle ossa, perché le ossa che i coltivatori erano molto più in cattiva salute, cioè una salute peggiore dei cacciatori e raccoglitori. Allora dice, ma come mai questo? Allora, finisce un sacco di ansia perché non sapeva mai se il raccolto, gli animali, la salute peggiora, come mai? La spiegazione è che tutto è avvenuto molto lentamente, nessuno se n'è accorto, quando poi non si poteva più tornare indietro. Naturalmente tutte queste cose, se da un lato la situazione peggiorava dal punto di vista alimentare e sanitario, migliorava dal punto di vista demografico, cioè perché si moltiplicavano di più, cioè avevano più bambini, e quindi c'è stato un boom demografico, perché i cacciatori e i raccoglitori, dovendosi sempre spostare, non potevano fare troppi figli, perché quelli piccoli erano una zavorra intollerabile. Mentre, e quindi in certi modi, da un allattamento prolungato fino purtroppo all'infanticidio, applicavano il controllo delle nascite. Mentre nei contadini, nella civiltà, diciamo, agricola, questo non era più vero, perché stavano fermi e quindi potevano fare più figli, i figli poi venivano subito impiegati nei campi, era manodopera, erano il futuro, e quindi erano molto più utili nella società contadina che nella società dei cacciatori e raccoglitori. Questa è la ragione per cui c'è questo grande aumento demografico con la civiltà agricola. Naturalmente poi l'aumento demografico porta alla nascita delle prime città, e qui ritorna la rivoluzione cognitiva, cioè la capacità di credere in entità inesistenti. Cioè tutte queste persone che cominciavano a non conoscersi più, perché non era la tribù di 30, 50 o 100 persone e c'era la possibilità di conoscersi personalmente. Qui era, diciamo, migliaia di persone. Io mi ero segnato
vediamo se riesco a trovare i dati. Cioè, nel 8500 avanti Cristo il primo villaggio è Gerico di poche centinaia di persone. Nel 7000 poi avanti Cristo Kataloyuk in Turchia tra 5000 e 7000. Poi tra 4000 e 3000 anni fa nella mezzaluna fertile cominciano città con decine di migliaia di persone. Poi 3000 prima di Cristo farà il regno dei faraoni, naturalmente cominciano a centinaia di migliaia, poi via, poi ci sono altri imperi, grandi imperi assiro, babilonese, ormai ci sono milioni di sudditi. Qixi Huangli, il primo imperatore della Cina, riunisce 40 milioni di persone, e poi l'impero romano si stima che sia arrivato a 100 milioni di persone. Allora, come... Qui ritorna la cosa della rivoluzione cognitiva, cioè la capacità di credere in entità inesistenti, perché tutte queste persone estranee riuscivano a collaborare grazie a dei miti e delle leggende comuni, perché c'erano delle strutture religiose che, come dire, unificava una cultura che riusciva a unificare questa popolazione enorme che ormai non si conosceva più. Questa è stata una delle grandi, come dire, dei grandi salti dell'umanità, e Harari fa un esempio, secondo me, un po' irriverente, ma che rende l'idea. Dice: immaginiamoci 30.000 scimpanzé in piazza San Pietro, cosa potrebbero fare? Un pandemonio che è inimmaginabile. 30.000 persone invece stanno lì buone a sentire il Papa. Perché? Eppure dice, questo è Harari che dice, se noi guardiamo a livello anatomico, poi non siamo così differenti dagli scimpanzé, cioè se non è, però quando mettiamo insieme migliaia di persone, migliaia di persone possiamo mettere perché hanno dei miti, delle leggende in cui credono e che gli permettono di collaborare, di riconoscersi insieme. Gli scimpanzé non ce l'hanno e non possono stare insieme, nonostante che siano poi dei mammiferi e simili a noi, fanno parte della stessa famiglia. Ecco, questo è il punto importante, quindi questa grande capacità. Ma non è solo questo, cioè non è solo la religione che permette di collaborare. L'altra grande invenzione, se vogliamo, è il denaro. Anche il denaro è qualcosa, se uno ci pensate bene, noi crediamo che ci sia valore, prima credevamo nei metalli come l'oro e l'argento, che sì, sono rari, luccicanti, ma non è che se li mangia, non servono a niente, non servono a fare armi. Oggi servono perché nell'elettronica hanno delle applicazioni particolari, però all'epoca Oppure alcuni dei primi simboli del valore erano le conchiglie vuote, anche quelle. Cioè, allora, di nuovo, qui non è, e oggi noi crediamo poi negli elettroni, nelle contabilità degli archivi elettronici, della banca, ormai noi soldi, sì, ci abbiamo qualche euro in tasca, però poi il grosso è una contabilità elettronica da cui possiamo togliere, aggiungere, eccetera, non lo vediamo nemmeno più. Quindi poi in realtà il denaro è una nostra invenzione che permette di collaborare. Perché? Perché se io vado e do dei soldi a una persona, questa persona poi fa quello su cui ci siamo messi d'accordo. Quindi, e questo permette, al di là del fatto che io lo conosco o no, che sia mio amico, mio parente, cioè non c'entra nulla. Non c'entra, il denaro è la forma di collaborazione più efficace che abbia mai inventato l'uomo e che ancora funziona. Poi certo, il denaro ha anche degli aspetti oscuri, perché poi in realtà noi non collaboriamo, noi siamo interessati al denaro che ha quella persona. Se quella persona non ha più il denaro, non ci collaboriamo più, cioè non ci dà più i soldi, non ci collaboriamo più. Quindi, però, visto in termini generali, il denaro è stato una delle grandi forme che ha permesso all'uomo di spingersi oltre quella che è la piccola tribù, la piccola comunità dove tutti si conoscono e tutti si possono fidare, magari possono barattare le cose. Cioè, quindi è una di nuovo di quelle invenzioni di entità
inesistenti, perché poi il denaro è solo nella nostra testa, nella nostra capacità cerebrale, che ha permesso all'uomo di costruire società sempre più vaste e sempre più potenti. L'altra cosa che Harari dice oltre al denaro, perché diciamo questa una riflessione, questa scatto della rivoluzione cognitiva di trovare delle entità inesistenti che permettono di tenere insieme sempre più numeri sempre più ampi di persone che non si conoscono tra loro, è un po' tutto il filo rosso della storia umana e continua, secondo Harari, oltre che col denaro e con le religioni, con gli imperi. Ci sono i grandi imperi, da quello cinese a quello romano, a quello arabo, a quello mongolo, insomma, che poi si sono alternati. Ma che cos'erano gli imperi? Quello britannico, sì. Gli imperi erano delle forme che tenevano insieme, forme di governo e di potere che tenevano insieme persone molto diverse. L'impero romano teneva insieme dai galli, prima ancora tutte le popolazioni italiane, i sanniti, gli umbri, gli etruschi, eccetera, ha unificato loro e praticamente ne ha standardizzato la cultura, per cui sono stati capaci di creare di nuovo delle culture che poi sono state condivise da popolazioni sempre più ampie, fino all'impero romano è diventato 100 milioni di persone, l'impero cinese abbiamo visto, quindi questa forma di continuo allargamento. Questo è stato un po' la, come dire, il filo rosso che ci racconta Harari. Poi, diciamo, queste cose vanno avanti, diciamo, per 10.000 anni, cioè l'agricoltura, poi avviene un'altra rivoluzione, lo sappiamo, adesso io non posso andare avanti perché è un libro interessantissimo, ci sono tanti aspetti che però non si può entrare. Diciamo, l'agricoltura quindi è la scoperta del denaro, no, l'altra scoperta è quella, l'altra invenzione è quella della scrittura. Naturalmente queste società che sono estremamente complesse hanno bisogno di un sistema di contabilità, di tenere, seguire le tasse, seguire i passaggi di proprietà, eccetera. La scrittura nasce su questo e qui c'è, vi volevo far vedere, l'avevo preso, ecco qui le prime città, le grandi civiltà, dei sacerdoti, cioè sono le... ecco, questa è la tavoletta di, non mi ricordo, circa 3.000 anni prima di Cristo, credo sia, adesso non vi sarei predito, che è il primo esempio di scrittura ed è interessante vedere di che cosa parla questa prima tavoletta. È una, praticamente, una scrittura contabile dove dice che questo 29.000 diciamo 29.000 saranno state una misura di orzo, 29.000 sono state prese per 37 mesi, firmato Kushim, cioè questo Kushim diceva che 29.000, si chiamavano sila, misure di orzo erano state consegnate o prese, non si sa, questo, da questo signore che si chiama Kushim. Questa è la prima, il primo esempio di scrittura che abbiamo, cioè un esempio di scrittura che quindi è assolutamente di tipo economico, perché evidentemente questi scribi, queste persone dovevano tenere dietro a tutte le transazioni che avvenivano in società sempre più complesse e quindi c'è stata la spinta a segnare in qualche modo per ricordarsi poi dopo anni e anni quello che era successo e quali erano i termini contrattuali. Questo è stato un altro delle grandi... Ecco, questo era il denaro, scusate, io qui ero andato indietro. Il denaro inizialmente erano delle misure d'orzo, cioè l'orzo, un chilo d'orzo era considerato come denaro, quindi inizialmente il denaro aveva anche, poteva essere mangiato, quindi aveva un'utilità, però subito dopo scompare, poi diventa un peso di argento, non ancora una moneta, diventa circa 180 grammi, era una misura standard, non c'era la moneta e poi con gli imperi, no, qui ci siamo andati troppo avanti,
Comunque lasciamo qui, che adesso arriviamo a questo punto. Con gli imperi c'è la moneta con la stampigliatura della testa o il simbolo dell'imperatore, che garantisce che la quantità di oro, d'argento della moneta è quella stabilita dal conio, e naturalmente rende la falsificazione della moneta un reato gravissimo, perché non è solo uno ha limato la moneta, ha offeso l'autorità, l'imperatore, che ha stabilito che quella moneta deve avere quel peso, quindi è un lesa maestà, tant'è che i falsari venivano puniti in maniera molto crudele e molto pesante. Ecco, questa è la, diciamo, quello molto rapidamente e molto superficialmente quello che succede durante l'epoca agricola. Poi avviene una cosa che, di nuovo, Harari secondo me spiega benissimo: la scoperta dell'ignoranza. Come uno scopre l'ignoranza? Eppure, se uno ci pensa bene, è vero, nel senso che le religioni delle società agricole, con i loro libri sacri che vanno dal Corano alla Bibbia, i Veda, credevano di sapere già tutto, o perché perlomeno se uno doveva sapere qualcosa, doveva rivolgersi al libro sacro, dove comunque c'era scritto tutte le cose, le risposte ad ogni cosa che serviva all'uomo. Diceva, vabbè, ma ci potevano essere anche delle altre osservazioni che non c'era scritta nella Bibbia o nel Corano. Per esempio, come un ragno tesse la sua tela. Dice, come i libri religiosi non spiegano questo tipo di... Voleva dire che non erano importanti, che non servivano all'uomo e quindi potevano pure tenerli da parte. Ecco, quindi tutto era in un certo senso conosciuto. E la cosa curiosa è che se uno guarda come crescevano queste società, che credevano di aver capito tutto, che erano società che in effetti non crescevano, cioè il reddito medio delle persone per migliaia di anni è rimasto uguale, cioè non crescevano. Poi improvvisamente l'uomo si rende conto che non conosce tutto, che ci sono tante cose che non capisce. Il primo naturalmente è la scoperta dell'America, insomma, quello è il simbolo, cioè che quello che si credeva di conoscere in realtà non si conosce. Una volta che si scopre l'ignoranza, cosa succede? Che si può conoscere, che si può quindi migliorare, si apre la via del progresso. Perché? Perché se le cose non sono fisse per sempre e il futuro sarà uguale al passato, allora c'è la possibilità di espandersi, c'è la possibilità di migliorare, c'è la possibilità di fare molte più cose e di aumentare il proprio benessere. Quindi entriamo in un'epoca che non è più statica, ma entriamo in un'epoca che è dinamica, che è la nostra, che è caratterizzata, come dice Harari, da una parola: la crescita. Cioè, noi, le nostre società vanno bene finché crescono, perché allora, ed è una cosa nuova che è iniziata, tre secoli fa, non è cominciata adesso. Per noi è scontata, è banale, no? Ne sentiamo parlare tutti, oppure l'Italia cresce poco, dovrebbe crescere di più, eccetera. Però è dato per scontato, ma non era così. Cioè, per millenni, dalle società agricole in poi, le società umane sono rimaste come abbastanza ferme. Allora uno qui potrebbe però fare un'obiezione: sì, però sono cresciute numericamente. Perché se noi guardiamo dall'anno zero erano 250 milioni, nel 1700 erano 700 milioni all'alba, diciamo, della rivoluzione industriale. Cioè, quindi sono cresciuti. Sì, ma quella era la trappola. Cioè l'uomo non è che non inventasse più nuove tecnologie, non migliorasse, tentasse di migliorare le sue condizioni. Sono stati scoperti, non so, il mulino ad acqua, il mulino a vento, nuovi sistemi per aggiogare gli animali, gli aratri, sono stati scoperti. Cioè c'è stato un miglioramento tecnologico lento, ma c'è stato durante tutta l'epoca delle civiltà agricole. Ma cosa faceva questo? Questo per un momento migliorava, poi come migliorava aumentava la natalità, perché c'era spazio per più persone, e quindi la torta, che era cresciuta
per un momento veniva divisa tra più persone. Risultato, la fetta era sempre uguale, cioè il reddito pro capita era sempre uguale. Non so se, questa è la trappola malthusiana, si chiama anche Harari, è una trappola in cui erano chiusi i nostri antenati che vivevano nelle civiltà agricole, cioè non riuscivano mai a migliorare la propria situazione. Con la scoperta dell'ignoranza invece, quindi con la capacità di conoscere, di migliorare, e quindi poi con il metodo scientifico, perché poi è la scienza che è questo grande metodo che permette di superare l'ignoranza, comincia una nuova epoca, che è la nostra epoca. E è l'epoca delle grandi esplorazioni, quindi l'Europa, e questa è un'altra cosa interessante, che è l'Europa che sente questo bisogno di conoscere, cominciano i grandi navigatori, cominciano gli esploratori, cominciano anche poi dietro agli esploratori, perché qui si crea subito un'alleanza tra scienza, esplorazione e imperi, nuovi imperi, cui gli spagnoli, i portoghesi, gli olandesi, gli inglesi si lanciano alla conquista del mondo. E di nuovo in questa grande espansione si crea anche un modellamento, cioè oggi le culture che sono in giro per il mondo, anche quella cinese, anche quella indiana, sono tutte modellate sulla cultura occidentale, perché c'è stata questa grande espansione, tutte sono basate sulla scienza, non parliamo della Cina, ma tutte sono basate sulla scienza, quindi il modello nato in Europa viene poi espanso dappertutto. Allora, la cosa, diciamo, per concludere, questa, c'erano alcuni dati che mi ero segnato, diciamo, dal 1500 a oggi gli abitanti si sono moltiplicati per 14 volte. Il PIL, cioè il prodotto interno lordo, cioè quella ricchezza delle nazioni prodotta in tutto il mondo, si è moltiplicata per 240 volte. Il consumo di energia, che l'energia è la capacità di, si è moltiplicata per 115 volte. Quindi, e l'altra cosa che è successa è che da di nuovo culture locali, ma ormai abbastanza, diciamo, imperi regionali, ormai siamo diventati una cultura globale, cioè quindi possiamo rintracciare questa specie di filo rosso che percorre tutta la storia e che permette a numeri sempre più ampi di persone che non si conoscono di collaborare insieme, per cui oggi possiamo dire collaborare. Certo, c'è una collaborazione quando c'è un commercio internazionale tra la Cina e l'Europa o l'America, e c'è una forma di collaborazione, perché quindi permette, l'uomo ha trovato il modo di creare dei sistemi di collaborazione tra un numero di persone, da un numero di individui impossibile in altri sistemi, perché le formiche per esempio hanno decine di migliaia ma sono rigidamente programmate, le api anche hanno una forma, ma sono tutte rigidamente programmate. Quando poi saliamo verso animali più flessibili come gli scimpanzé o altre scimmie, gorilla, sono in realtà non sono capaci di collaborare e quindi non riescono a creare tutte queste strutture che abbiamo creato noi. Qui Harari analizza anche altre storie. Che sono anche interessanti, cioè come per esempio quello che era stata la base della delle altre civiltà agricole, cioè nella civiltà agricola per esempio la famiglia e la comunità erano ancora delle strutture molto importanti. Con la scoperta dell'ignoranza, la scienza e il capitalismo, perché poi queste sono le tre cose che vanno insieme, queste cose scompaiono. Prima la famiglia era l'INPS, perché nel senso che i figli crescendo sostituivano i genitori e li sostenevano quando poi erano anziani,
era il sistema sanitario, perché vabbè, lì non era, non c'era la medicina moderna, quindi, ed era la fonte poi di reddito, di tutto quanto. Adesso tutte queste cose si sono dissolte, gran parte si sono dissolte, per cui per esempio i figli non sono più la garanzia della vecchiaia, perché abbiamo l'INPS, è vero, abbiamo l'INPS o i sistemi pensionistici. Quando ci serve qualcosa non dobbiamo rivolgerci alla famiglia, perché erano queste famiglie poi in gran parte erano autosufficienti, quindi producevano il cibo, producevano quello che serviva, tessevano, facevano i vestiti, cioè tutto era molto ristretto. Adesso noi ci possiamo rivolgere al mercato e comprare. Quindi abbiamo che quello che era la struttura della famiglia, che è stata per millenni, anzi per quasi sempre, per milioni di anni, la struttura centrale, anche economica, si è in parte dissolta, perché le funzioni della famiglia sono state prese o dallo Stato con i sistemi pensionistici e sanitari, o dal mercato per tutte le esigenze che uno può immaginare, dal cibo ai vestiari e poi ai divertimenti. E quindi, come dire, è emerso quello che non c'era mai stato nella storia umana, cioè l'individuo. Cioè l'individuo è un'invenzione della rivoluzione scientifica, del capitalismo, della scienza. Non c'era mai stato prima l'individuo come centro proprio della cultura. Oggi, e qui Harari, come dire, fa un po' di ironia, la nostra grande religione è la religione dei diritti umani, cioè dei diritti individuali, cioè il diritto alla vita, alla libertà, alla proprietà, tutti i diritti sanciti nelle Costituzioni, cioè questi sono i nostri grandi, se vogliamo, miti o leggende, che poi di nuovo non esistono, perché secoli fa non c'erano i diritti umani, eppure noi siamo sempre la stessa specie. Quindi perché? Perché l'evoluzione economica, storica, sociale, che ha portato a questo. Noi oggi crediamo che ci siano diritti umani. Naturalmente la prima cosa da dire, per dire che non possiamo dire è una leggenda, è un mito, no, diciamo che è una legge naturale, oppure che c'è stato un creatore che ha stabilito che ogni individuo abbia i diritti. Cioè la prima cosa per rendere un mito una realtà è di dire che non è un mito. E quindi questa è la cosa principale. E come dire, oggi, al di là delle religioni, che ovviamente hanno ancora la loro influenza, hanno il loro potere, secondo Harari ci sono state tre grandi miti, diciamo. Il primo mito appunto è quello del liberalismo, diciamo, che è quello dell'individuo, cioè l'individuo è al centro di tutto, quello che l'individuo decide nel suo intimo è la cosa più importante, quindi il cliente ha sempre ragione e l'elettore ha sempre ragione, anche se a volte non ci sembra così, però in effetti questo è quello i diritti. L'altra cosa invece era il comunismo. Il comunismo prendeva, quindi nel liberalismo l'accento è messo sulla libertà dell'individuo. Cioè l'individuo deve essere libero, non deve essere costretto allo Stato, dalle leggi, cioè deve essere libero nel momento in cui non danneggia gli altri. Ovviamente c'è un limite che è ovvio, che non deve danneggiare la libertà degli altri, lì può fare tutto, insomma, quindi l'accento è sull'individuo, mentre nel comunismo è più sulla specie umana, cioè la specie umana e il diritto qui è più sull'uguaglianza, la parola d'ordine è l'uguaglianza, che tutti devono essere uguali, sappiamo che poi, quindi più della libertà le persone devono essere messe in condizione di essere tutte uguali, non ci deve essere. Voi capite che tra eguaglianza e libertà c'è una contraddizione, perché se io sono libero e sono più capace, devo essere anche messo in grado di essere migliore di un altro, anche in termini economici, di ricchezza, eccetera. E se uno mi costringe invece a essere uguale, vuol dire che comprime in qualche modo la mia libertà di esprimermi, di lavorare, di intraprendere, di fare quello che ritengo che sia la mia vita e la mia
fortuna in un certo senso. E poi Harari mette anche un altro, il nazismo, lui lo vede, il nazismo vede come un'altra narrazione, cioè come un altro mito, e qui invece non è più né individuo, cioè mentre prima è l'individuo, ma è l'individuo, tutti gli individui, senza distinzione di razza, di niente, e così come il comunismo dice la specie umana, ma lo dice senza tutti, mentre no, il nazismo invece, come sapete, fa una distinzione dove dice che la lotta per la vita ha selezionato delle razze, perché è una ideologia razzista, delle razze migliori e delle razze peggiori, delle razze degeneri e delle razze invece superiori, e le razze superiori devono, hanno il diritto, perché sono superiori, di spazzar via quelle inferiori, e non devono assolutamente mescolarsi con quelle inferiori, cioè incrociarsi con quelle inferiori, perché altrimenti degenerano. Questo è il nazismo, insomma, non c'è bisogno di commentare. Però anche questa è stata, adesso noi la vediamo come una cosa orrenda perché sappiamo com'è finita, però alla fine dell'Ottocento, ai primi del Novecento, anche nel mondo anglosassone c'erano degli studiosi, delle persone rispettabilissime che portavano avanti discorsi di questo tipo. Ecco, quindi queste sono le altre, diciamo, queste tre grandi che Harari chiama religioni, provocatoriamente chiama le religioni moderne, liberalismo, comunismo e poi nazismo, ormai totalmente, come dire, ormai passato, ma comunque sia, c'è stato. E chiama religioni perché, diciamo, sfondate su miti, secondo lui, su questa nostra capacità di credere a delle cose che poi nei fatti non esistono, cioè la nostra capacità di crearci queste illusioni, queste leggende che ci permettono poi di collaborare insieme. Ecco, allora lui adesso vede, si chiede a Harari, e qui finisce poi il suo libro, la scienza che ha permesso questa grande crescita sta demolendo anche questi miti. Cioè in parte li ha già demolito, cioè il nazismo è stato demolito, perché è stato demolito anche dalla scienza, perché poi non esistono le razze, non, proprio dal livello di DNA non esistono, non ci sono differenze tra i vari abitanti e le varie, diciamo, popolazioni della Terra, quindi non c'è, non esiste, ma ha demolito, sta demolendo anche il mito del liberalismo, cioè l'individuo come centro tutto. Perché lo sta demolendo, secondo Harari? Perché la scienza toglie, nel liberalismo il centro è l'individuo e il suo intimo, e quindi si presuppone, in un certo senso, è la vecchia anima religiosa a cui fa riferimento il liberalismo, cioè l'individuo è fondato su qualcosa che ha dentro di unitario, di profondo, di univoco, e che, insomma, è la vecchia anima, e che e quindi gli dà modo poi di esprimere la sua libertà. Adesso la scienza dice che non c'è nemmeno questo, cioè l'anima non si vede, e poi l'individuo in realtà è un insieme di pulsioni, di ormoni, di biochimica, che non c'è più un'unità, e quindi su cosa si basa anche questo diritto umano, se poi anche l'individuo viene, come dire, frammentato in tanti aspetti, e lui si pone, si pone interrogativi, non sappiamo come questa storia andrà a finire, anche perché lui dice una delle leggi della storia proprio è che quello che sembra ovvio ai posteri non è affatto ovvio per i contemporanei. Per esempio, quello che è ovvio per adesso, per noi guardando, adesso saltiamo un attimo indietro, andiamo all'impero romano, gli ultimi anni dell'impero romano, quando il cristianesimo, che dobbiamo ricordarlo, è nato come una setta particolare della religione ebraica, che è una setta che diceva che il Messia era tornato, tutto è all'interno della religione ebraica. Ora, se a uno, un romano, diciamo lì, dell'epoca prima, poco prima di Costantino, avesse detto che la religione cristiana sarebbe diventata la religione di Stato dell'impero romano e avrebbe creato una struttura e poi la Chiesa che sarebbe durata 2000 anni, avrebbe detto no, ma qui è come se oggi uno ci dicesse che nel 2050, nel 2100 gli Hare Krishna diventeranno la religione di Stato degli americani e che avranno una... Però adesso noi vedendolo lì ci sembra quasi ovvio, invece non è così. Allora, questo per dire che il futuro, come dire, è molto difficile.
da prevedere, anche se poi ai posteri sembra ovvio, e noi ovviamente siamo ai posteri e ci sembra che tutte le cose siano abbastanza ovvie, ma non sono state così. E quindi, ecco, direi, ecco, adesso non voglio, già ho parlato parecchio, non voglio annoiarvi, direi, spero di avervi dato un'idea, poi naturalmente Harari è molto più ricco, più articolato, più, voglio dire, sono quasi 600 pagine, quindi, però direi che questo è, almeno per me, il grande interesse di questo libro, cioè che l'uomo, la specie umana, in realtà ha avuto tantissime altre, cioè, ha avuto altri esponenti, Neanderthal, Denisova, cioè, e che vivevano in maniera abbastanza equilibrata, insomma, no, che per 2 milioni di anni non si sono dato molto fastidio, non hanno dato molto fastidio all'ambiente. Poi è successo qualcosa che ha fatto partire la nostra specie e siamo diventati una cosa che non si era mai vista in 4,5 miliardi di storia della vita sulla Terra, cioè una specie che proprio grazie a questa capacità di crearsi delle leggende e dei miti, e quindi di riuscire, dei miti condivisi, perché poi sono miti che sono creduti come realtà, quindi non è che sono, sia un mito, no, è una realtà, tutti, quindi sono condivisi da milioni e poi miliardi di persone, hanno permesso una complessità di organizzazione enorme, che ha portato a tantissimi vantaggi, come sappiamo, perché da, come dire, la nostra vita adesso è il doppio, se non 2,5 volte quella dei nostri antenati che vivevano nelle società agricole, abbiamo sanità, abbiamo pensioni, abbiamo tutto, insomma. Quindi noi stiamo molto bene, riguardando il passato, noi stiamo molto molto bene, anche se a volte non ce ne rendiamo conto, e però abbiamo anche delle cose che non funzionano, per esempio tutto il deterioramento ambientale, cioè questa cosa è pagata con un impatto sul pianeta molto grave che non sappiamo anche lì dove va a finire, come, cioè, quindi, aumento, cambiamento climatico, aumento delle temperature, del livello dei mari e di tutte queste cose. Quindi, come dire, siamo in mezzo a questa cosa, Harari, ecco, credo che dia questa grande prospettiva che leggendo delle ricerche singole non si riesce ad avere. Come dire, concludo come quei quiz della settimana enigmistica dove bisognava unire i punti per vedere il disegno. Allora, i punti sono le varie ricerche sull'uomo primitivo, sul cambiamento climatico, il capitalismo, l'impero romano, cioè sono tutte cose singole che viste così non si... Mentre Harari unisce i punti ed emerge il disegno. Direi che questa è la capacità di Harari, non di... perché non poteva fare, non è che lui ha scoperto o inventato chissà quali... No, però lui ha unito i punti molto bene e emerge questo, questa evoluzione, questo filo rosso che io spero di avervi così accennato, perché insomma è una cosa molto, come potete immaginare, la storia dell'umanità è una cosa molto complicata. Lorenzo Pinna, grazie. Grazie davvero. Grazie davvero a tutti voi per esserci stati. Lorenzo Pinna, è difficilissimo riassumere il libro straordinario di Harari in 50 minuti. Siamo quello che siamo perché riusciamo ad immaginare delle cose che non esistono, e da questo le conseguenze che lei ci ha riassunto. Ci vediamo venerdì sera con l'assessore alla cultura Claudia Sereni, ci sarà Peppe Voltarelli, grande cantautore e raccontatore di storie fantastiche, a parlare per Le città del libro della vita di Buenos Aires, e poi domenica lo storico torinese Claudio Vercelli a proposito del linguaggio del nazismo, per avvicinarci poi al giorno
della memoria il 27 di gennaio. Ci vediamo venerdì sera e di nuovo domenica. Grazie di nuovo a Lorenzo Pinna, la traduzione della lingua dei segni della LIS, e buona domenica a tutti.